Abbiamo detto con Rasi un po' di delusione perché tutti si aspettavano la vittoria, ma al di là di questo, ci chiediamo come mai questi blackout in campo che erano stati evidenziati in pochi minuti contro l'Ancona Metelica e contro la Carrarese, quella mezz'ora del primo tempo siano stati così evidenziati da questa vispesa. La delusione sicuramente perché volevamo ottenere 3 punti, poi la partita l'abbiamo fatta anche oggi, secondo me dobbiamo essere contenti per come abbiamo giocato, poi in campo ci sono anche gli avversari, purtroppo abbiamo preso anche 2 gol anche oggi, e ce li siamo fatti da soli alla fine, non è che sono stati molto pericolosi. Dispiace perché poi ci sono stati alcuni episodi che non mi sono piaciuti. Quali? Ah, sicuramente il gol di De Marchi parte dalla metà, il di Durzi che De Marchi parte dalla metà campo, è una roba vera, vabbè, preferisco, guarda, Con il VAR sarebbe stato convalidato. ma no, non scherziamo, parte dalla metà campo, l'abbiamo rivisto, cioè, non si può fare un errore del genere, però è capitato, c'è rammarico, dispiace, prendiamoci questo punto e cerchiamo di andare a fare bottino piano a Montevarchi. Si è fatta un po' un'idea del perché a volte queste squadre avversarie, oggi ancora di più, come dicevo, riescono a mettere in evidenza questa troppa leziosità in fase di palleggio. Il gol dell'1-1 nato da un Dursi che è andato troppo leggero incontro a quel pallone. Ma è andato che ci siamo fatti saltare in diversi, 2 o 3 giocatori, e poi c'è stato fallo da rigore, però sono episodi che cose che dobbiamo migliorare, ma piano piano sono sicuro che miglioreremo perché questi ragazzi stanno facendo bene, stanno creando, anche oggi hanno creato, poi la Serie C è questa, insomma, bisogna cercare di chiuderle prima le partite, però siamo sulla strada buona e sono sicuro, lo ripeto, come ho detto dall'inizio, faremo un gran campionato. Io metto in viva voce Massimo, così potete fare domande da studio al direttore sportivo del Pescara, Luca Matteassi. Ancora un attimo, ecco qui, poi vi ascolta Matteassi, a te Sì, Massimo. buonasera Luca, è un po' quello, cioè, mi stai confermando il dubbio, no, che avevamo, perché ho aperto dicendo Pescara livido di rabbia per il gol annullato a Dursi, quindi mi confermi, ci confermi. C'è anche Fabio Ferraresi qui in studio, che Dursi era partito nella metà campo del Pescara insieme con De Marchi. Ma il gol è regolarissimo, il gol è regolarissimo, Perfetto. l'abbiamo anche rivisto, ma l'abbiamo visto anche subito dalla panchina. De Marchi è partito dalla nostra metà campo e poi non ha più toccato il pallone, l'ha lasciato a Dursi e quindi il gol è regolare. Fabio? Massimo. Per Luca? No, io chiaramente mi accodo all'analisi che ha fatto il direttore, sono convinto anche io che il Pescara è sulla strada giusta. L'unico dubbio che ogni tanto poi ci viene anche da qua al studio è quando voi giocando sempre un calcio propositivo, un calcio aperto, un calcio in cui magari a volte si lascia qualcosa sulle ripartenze, sulle transizioni e si pecca su qualche marcatura preventiva, si va un po' in difficoltà e quindi noi abbiamo detto spesso che forse giocando a tre a centrocampo si potrebbe soffrire un po' meno, però chiaramente queste sono considerazioni nostre. Ma guarda, ma poi anche se giochi a tre, qualche cosa concedi, perché d'altra parte nel corso dei 90 minuti qualcosa devi concedere, altrimenti non giocheremo in Serie C, insomma. Però abbiamo fatto molto bene, anche oggi, ripeto, i gol non è che sono venuti da questi contropiedi, che qualcosa ovviamente giocando così, ma ormai è la nostra identità, abbiamo la nostra identità e continuiamo così, stiamo facendo molto bene. I gol sono stati presi per un calcio di rigore dove eravamo in tanti lì in aria, non è che c'erano 2 difensori e basta, e poi il secondo l'avete visto tutti, insomma, non voglio criticare, per l'amor di Dio, Cancellotti che anche oggi ha fatto un'ottima partita, però abbiamo regalato un gol, bastava appoggiare al portiere, per dire, ma sono episodi che purtroppo possono capitare. Io per chiudere, per salutare il direttore Matteassi, volevo sottolineare però che quando le cose poi vanno bene è giusto andare a vedere le cose negative. La mezz'ora del primo tempo, dopo il colpo di testa di Rasi che ha sfiorato il raddoppio, io ho visto una Vispesaro che ha messo spesso in difficoltà il Pescara, correvano di più, andavano sul portatore di palla dei biancazzurri. Nel secondo tempo effettivamente la Vispesaro non si è mai fatta vedere. Sì, è vero, ma anche nel primo tempo sì, un po' hanno giocato anche loro, ripeto, siamo in Serie C, non possiamo tenere la palla tutta la partita, Però sulla però rimessa laterale Cannavò non può andare a colpire di testa in quel modo. Queste, diciamo, queste disattenzioni sì, che qui. miglioreremo. Gruppo nuovo, che oggi, lo ripeto, giocavano due, solamente due, c'erano Drudi e Memushai dalla scorsa stagione, altrimenti abbiamo cambiato
quasi tutti i giocatori, quindi gli interpreti, quindi piano piano miglioreremo anche queste cose, sono sicuro, come ho detto prima e lo ripeto anche oggi dopo un pareggio, ma anche se avessimo perso, ho detto che faremo un gran campionato. Le chiedo l'ultima cosa, direttore Matteassi, è chiaro che di mercato non se ne parla più, però c'è questa voce di Valdifiori che potrebbe spalmare in 2 anni il contratto, è vero? No, sono cose che stiamo sistemando tutto con Mirko e basta. Per il mercato non è giusto parlare di queste cose. Va bene così.